Bene, allora io direi di iniziare. Io innanzitutto do il benvenuto al magistrato sindaco cittadino Luigi De Magistris, che ci onora il nostro territorio. Onora la città di Casoli, onora la nostra scuola. Da anni portiamo avanti questo Festival della Legalità, questa è la sesta edizione. Non rinunceremo mai, magistrato, a buttare il seme, perché questa è la nuova generazione dell'Italia, e quindi quest'anno abbiamo scelto come tema la libertà. Da 82 anni la libertà di culto, di parola, dal bisogno, dalla paura, Roosevelt nel 1941 già parlava allo Stato dell'Unione di questi concetti importanti, e lei di sicuro ha vissuto in prima persona sulla sua pelle in particolare la libertà dal bisogno, perché è stato sindaco della città di Napoli, e anche dalla paura, perché è stato magistrato. Quindi sicuramente questa testimonianza viva sua sarà molto importante per noi tutti e per i nostri ragazzi. Io le do anche il benvenuto da parte della nostra dirigente che sta per arrivare, e mi fermo qui lasciando e invitando anche il sindaco di Casoli Massimo Di Berini per un saluto. Prego, sindaco. No, per mettere in difficoltà le persone, caro vice, io l'aspettavo dopo, va bene. Comunque adesso stavo proprio riflettendo tra me e me di quale importanza e di quale onore è avere qui la presenza del magistrato sindaco, una persona che io ho ammirato nel corso degli anni, e oggi proprio guarda, riflettevo proprio questa cosa qua, ragazzi. È fondamentale poter avere degli esempi che sono fatti di esperienza vissuta nel campo. È tutta un'altra cosa, cioè ragionare sui libri scritti, sugli accadimenti che ti raccontano, è estremamente importante. Noi con i ragazzi della scuola siamo stati quest'anno, nella settimana della legalità, siamo stati in Sicilia, abbiamo fatto un percorso assieme, ed oggi avere qui la presenza di una persona che ha attraversato e sta attraversando negli anni i vari ruoli e i vari risvolti di esperienza personale è una grande esperienza per noi, è un grande onore. Quindi veramente no, grazie, e da parte nostra. E riflettevo, da noi forse il nostro piccolo territorio, l'Abruzzo, è un po' più facile argomentare su determinati discorsi riferendoci alla legalità, ai comportamenti sani, corretti, ma proprio ieri si è incendiata la macchina del sindaco di Vasto, nonché presidente della provincia. Oggi, almeno io personalmente, non so e spero vivamente che è stata una combustione accidentale, e quindi la macchina abbia preso fuoco. Però oggettivamente iniziare a avere questi sintomi molto più vicino, perché Vasto specialmente un luogo un po', diventa più complicato poter agire e operare nel rispetto e nella correttezza degli obblighi della Costituzione, degli obblighi di comportamenti normali. Io non mi dilungo mai, lo sapete che sono sempre estremamente breve nei saluti, però oggi è veramente una giornata estremamente importante, e quindi questo grazie è veramente sincero e sentito da parte di tutta la nostra collettività, in particolar modo perché va ai ragazzi, loro che staranno attenti, ne sono certo, perché sono sempre molto attenti, ma oggi più che mai. Quindi grazie vice, un ringraziamento alla dirigente, a Massimiliano che è sempre presente e attivo, e quindi buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie per essere sempre parte attiva delle attività dell'Algeri Marino. Io lascio subito la parola a Massimiliano Travaglini. Il Festival della Legalità da 6 anni si svolge sempre
con il coinvolgimento attivo dell'Associazione delle Agende Rosse. E quindi Massimiliano, grazie di cuore per la tua collaborazione, non solo nel festival che portiamo avanti, ma in tutte le attività che anche durante l'anno la scuola riesce a portare avanti grazie alla tua disponibilità e alla tua collaborazione. Ti lascio la parola per introdurre il magistrato. Ragazzi, buongiorno a tutti. Io come al solito mi presento brevemente, un cittadino qualsiasi, rompiamo un po' il ghiaccio con qualche anno in più e qualche capello. Ecco, ci siamo. Cittadino qualsiasi con qualche anno in più e qualche capello di meno. Faccio la battuta, io per stare dietro a questa scrivania non ho meriti, non ho titoli, non ho nessun tipo di riconoscimento particolare, anche se siedo accanto a una straordinaria persona e questo mi commuove ancora di più. Le parole non sono di circostanza, perché di solito quando organizziamo qualcosa e ci di mezzo il nome delle Agende Rosse, di cui io sono il referente in Abruzzo, lo dico col massimo rispetto per tutti, però non ci possiamo permettere di far salire sul palco chiunque per quella che è la storia di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato, che porta ancora oggi, dopo 30 anni, avanti la lotta per la ricerca della verità e di giustizia su quella strage di mafia, sì, ma anche di Stato, perché poi i fatti parlano negli anni, dove alcuni rappresentanti delle istituzioni convivevano e connivevano con le mafie, ci sono i vari processi, ragazzi voi avete modo di documentarvi, andatevi a vedere la trattativa Stato-mafia che inizialmente era presunta, poi è stata acclarata, in primo grado uomini dello Stato sono stati condannati, in secondo grado, va detto tutto per completezza di informazione, sono stati assolti quegli stessi uomini, però paradossalmente si afferma che la trattativa c'è stata, che uomini dello Stato sono andati a richiedere di trattare con i mafiosi per non si sa quale ragion di Stato, in appello i mafiosi sono stati condannati, gli uomini delle istituzioni no, traete le vostre conseguenze. Detto questo, io sono particolarmente emozionato perché parlo a voi giovani, di solito diciamo che siete il futuro, però è meglio che diciamo tutti insieme che voi assieme a noi che abbiamo qualche anno in più siamo il presente, perché per costruire un futuro migliore con delle prospettive che vi daranno più soddisfazioni dobbiamo partire da oggi e dobbiamo evitare tutti assieme di continuare a delegare agli altri, alle forze dell'ordine, alla magistratura. Ognuno di noi nel proprio piccolo, nel proprio quotidiano può fare il proprio dovere. Io ringrazio la scuola con la quale collaboriamo oramai da 6 anni, questo è il 6° festival, abbiamo anche una sede all'interno della scuola come associazione Movimento Agende Rosse, non prendiamo soldi, questo va detto, non per autoglorificazione, ma anche sull'antimafia, ci sono le antimafie che viaggiano a 4, 5, 6, 0, ci sono dei premi da quello che so, dai documenti ufficiali che mettono a bilancio, a budget, anche 400-500 mila euro, noi con, grazie alla disponibilità della scuola, lo dico e lo ripeto, ci sono dei costi vivi, l'amministrazione, il comune, la sala, questi sono i costi nostri, l'omaggio ai relatori, il rimborso quando il relatore l'accetta, questi sono i nostri costi, lo dico per correttezza. Scusatemi, io oggi sono accanto ad un grande uomo, ebbi modo di conoscerlo già negli anni 90, il dottor De Magistris. Gli strinsi la mano a Vasto, nella stupenda cornice del Palazzo d'Avalos, per questioni più partitiche e politiche, ma non parliamo di politica partitica a scuola, all'epoca dell'Italia dei Valori, adesso non c'è più il partito, quindi lo posso anche dire, diciamo così. Seguivo per mia passione le vicende giudiziarie che si stavano facendo in Calabria e delle quali il dottor De Magistris era l'artefice principale. Grazie a lui io oggi sono entrato qui dentro con 3 libri, non perché vi voglio far credere che studio, però questo per me è un Vangelo, ve lo consiglio, il caso Genchi, storia di un uomo in balia dello Stato. In questo tomo di circa 900 pagine voi trovate la storia d'Italia, la storia
anche più becera d'Italia, dove degli uomini dello Stato che avevano giurato fedeltà perché credevano per storie personali, come il dottor De Magistris, da sostituto procuratore, nel fare il proprio dovere, ma queste persone sono state, così come il dottor Gioacchino Genghi, che è stato consulente delle autorità giudiziarie, collaboratore del giudice Falcone, o meglio indagò sulla strage di Capaci, e noi l'abbiamo avuto qui a caso il 20 novembre del 2010, quando facemmo un evento pubblico in questa sala dal titolo Le nuove mafie dei colletti bianchi. Con questo voglio far capire che poi ci sono degli elementi di contiguità fra le mafie, la camorra, l'andrangheta e quant'altro, e gli elementi istituzionali. Sono quei personaggi che fanno da tramite, più propriamente definiti colletti bianchi. Dottor De Magistris, io le dico grazie di cuore da fratello, mi permetto di dire, perché siamo quasi coetanei, 67-68 io, 67 lei. Io l'ho seguita quando lei soffriva quelle pene in Calabria perché degli uomini presunti dello Stato la pugnalavano alle spalle, e come dice, ha sempre detto lei, non mi hanno fatto saltare col tritolo come Borsellino e Falcone, però mi hanno delegittimato, invangato, avvocato le inchieste che stava portando avanti, nella fattispecie Why Not, Poseidone e Tove Lucane. E ragazzi, le persone possono essere distrutte in tanti modi. Il dottor De Magistris ha avuto la forza e il coraggio, per storia personale, parlavamo in mattinata, per quello che è il proprio carattere, di andare avanti, di uscire dal contesto con dignità, perché poi vi spiegherà lui i fatti come sono andati. Gli hanno sempre dato ragione, ha fatto una scelta anche nel contesto più politico, è stato sindaco di Napoli, una straordinaria città che vi consiglio di visitare quando avrete l'occasione. Si è rimesso sempre in discussione, però sempre a testa alta, perché la dignità e la moralità delle persone non può essere messa in discussione da delinquenti che si camuffano anche sotto altre vesti, diciamo così. Io dico grazie al dottor De Magistris, perché da sindaco di Napoli ha dato la cittadinanza onoraria a un grande uomo, per noi un padre putativo, Salvatore Borsellino. È stato uno dei pochi sindaci in Italia a riconoscere con questo gesto formale della cittadinanza onoraria. Dopodiché, così anche per iniziare, le faccio proprio due domande al volo, di carattere più personale, per rompere un po' il ghiaccio. Poi diamo un breve video di presentazione, poi vi do la parola, vi prometto che mi taccio. Dottor De Magistris, lei rifarebbe tutto quello che ha fatto dopo quello che ha vissuto sulla sua pelle? Poi vedremo che cosa ha vissuto. Allora, innanzitutto buongiorno, ho accolto con piacere l'invito al vostro festival, che mi pare di grande qualità, sono contento di essere qui a Casoli, ringrazio il sindaco del saluto e delle parole, la preside, la dirigente scolastica che ho conosciuto prima nella vostra scuola, il vicepreside Massimiliano Travaglini, col quale ci conosciamo effettivamente da diversi anni e mi ha voluto qui. E io da quando avevo 26 anni che sono diventato magistrato, che giro tra le varie iniziative le scuole, penso di averne girate a centinaia. Per me non è una perdita di tempo, per me è un modo di capire qual è il fermento, se c'è il fermento, se c'è l'attenzione, se c'è la voglia di comprendere fatti che fanno parte della nostra vita, ed è per me un dovere mettere a disposizione una storia, che è una storia sicuramente anomala. Siccome parlerò dopo, rispondo solo alla tua domanda. Io rifarei esattamente tutto quello che ho fatto, perché nella vita ho imparato che la credibilità e la coerenza sono fattori importanti per dare un senso alla propria vita. I sogni e gli ideali che ho costruito all'età vostra nella scuola pubblica, grazie alla mia famiglia che mi ha consentito di scegliere,
è per questo che mi sono occupato quasi sempre degli ultimi, perché gli ultimi non sempre hanno la possibilità di scegliere. Infatti il mio compito non è stare nei salotti, ma stare per strada, stare nelle scuole, stare nelle periferie, andare nelle carceri minorili, capire perché un ragazzo di 15 anni prende una pistola invece che un violino. Non devo giudicare perché l'ha fatto, devo capire. Giudicare è semplice: uno che prende la pistola invece che il violino ha sbagliato, e non ci chiediamo perché ha sbagliato, se qualcuno magari è stato un po' troppo distratto, che non ha capito i suoi silenzi, non ha capito i suoi desideri, le sue frustrazioni, le sue rabbie, la sua indignazione. E quindi la mia storia è una storia di chi ha pagato un prezzo per non avere prezzo, ma non c'è prezzo a non avere prezzo. Poi ve lo spiego dopo. Cioè, si può dormire su un cuscino, ma dormire in modo nervoso. Si può dormire con la coscienza pulita anche poche ore e dare un senso alla propria vita. Però noi dobbiamo, e con questo mi fermo, così poi dopo continuerò dopo, fare in modo che chi ha esperienza, chi ha visto, dia una mano per cambiare questo paese. Perché non è accettabile che persone come Falcone, Borsellino e tanti altri, che facevano esclusivamente il proprio dovere, non erano eroi, vengono isolati, bersagliati, delegittimati, derisi quando sono in vita e poi diventano eroi quando muoiono. Noi dobbiamo fare in modo che il nostro paese metta al centro gli ideali per cui vale la pena vivere, mettere al primo posto l'essere invece che l'avere, visto che siamo in una scuola, in un teatro dove ci sono ragazzi in una scuola, e i primi due verbi che ci insegna la scuola sono essere e avere. Cominciamo a lavorare più sull'essere, cominciamo a lavorare più su dei valori che non si comprano al mercato, che adesso sembra che ogni cosa ha un prezzo e che puoi comprare, che sono l'onestà, l'autonomia, la libertà, l'indipendenza, la competenza, il coraggio, la passione, l'amore per le cose per cui uno ha deciso di vivere. E vedremo che se si lavora in questa direzione molte cose potranno cambiare. Quindi io rifarei, per rispondere alla tua domanda, esattamente tutto quello che ho fatto, però è bene che i ragazzi sappiano, in modo che si dà un senso a tutto questo, che per fare delle cose normali, per cercare di perseguire giustizia e verità di fronte a fatti gravi, o per fare il sindaco al di fuori del sistema, cioè senza scendere a compromessi morali, a mediazioni, a sotterfugi, paghi dei prezzi molto alti. E questo non è normale. Quindi per evitare che si paghino dei prezzi dobbiamo fare in modo che la futura classe dirigente, ma oggi il presente che siete voi, come lo siamo noi, senza i giovani non sarei diventato sindaco di Napoli. In giunta ho avuto 6 ragazzi tra i 25 e i 28 anni. E Napoli è la terza città d'Italia, un'area metropolitana di 3 milioni e mezzo di abitanti. L'assessore al lavoro 28 anni, l'assessore alla cultura 27. Quindi quando dicono che i giovani sono il futuro, no, i giovani sono il presente. Poi saranno la classe dirigente del futuro. Ma che classe dirigente? Classe dirigente con ideali o classe dirigente col pensiero unico, con la testa abbassata e col conformismo del dire ma basta che sto tranquillo, ma chi me lo fa fare? No, classe dirigente significa avere la voglia di cambiare le cose. Io mi auguro che oggi, in questa mattinata, nel raccontarvi in pillole, ovviamente, alcune vicende della mia vita, ma che non sono mia vita personale, sono di vita istituzionale, perché ho fatto il magistrato per 15 anni, deputato al Parlamento europeo, il sindaco più longevo della storia di Napoli dal 1806. Sono quello che sono durato di più e il più giovane eletto a 43 anni della città di Napoli. Vi porto questa esperienza per dirvi che si può fare. Io non ho padroni, non ho partiti, non ho lobby, non ho mafie, non ho giornali, non ho telegiornali, non ho niente. Ho i valori che mi sono costruito nella mia vita, grazie anche, e lo dico senza retorica, alla scuola pubblica che va difesa perché è un grande presidio di democrazia.
Molto velocemente leggo testualmente Luigi De Magistris, Giustizia e potere, un libro scritto un po' di anni fa. Giustizia e potere non possono coincidere, in quanto la giustizia per realizzarsi si mette contro i poteri. I poteri di per sé se tutto realizzano fuorché la giustizia. Basti pensare al potere economico, finanziario, a quello statuale, governativo, parlamentare, che realizzano anche le più profonde ingiustizie. La realizzazione della giustizia è qualcosa che non deve appartenere solo alla magistratura come ordine, ma deve appartenere ad un percorso di tutti. Il perseguimento e le finalità di giustizia devono animare ognuno alla partecipazione alla vita pubblica. Molto brevemente quello che abbiamo appena ascoltato. Poi sentiamo i ragazzi, soprattutto. Beh, è complicato cominciare. Comincerei dalla scuola, velocemente, quando ho deciso di scegliere la giustizia, che è un po' diversa dalla legalità, perché non tutte le cose di legalità sono giuste, perché certe volte le ingiustizie vengono proprio da chi detiene gli organi, di chi fa parte di organi che dovrebbero realizzare giustizia, no? In quel breve video avete visto, io l'ho raccontato in pochi secondi in televisione, è tutto molto difficile, anzi forse sono stato anche bravo in pochissimi minuti a provare a far capire. Io non sono stato fermato dall''ndrangheta con la coppola e con la lupara e dalla criminalità di strada, che anche mi ha mandato minacce, proiettili, capretti sgozzati e cose di questo tipo, ma quello che fa il magistrato, diciamo, è abituato. Sono stato fermato da pezzi di Stato, quindi da persone che avevo accanto, che invece di tutelarmi mi hanno tradito. E quindi quelli sarebbero i depositari della legalità. Quindi io da ragazzo ho cominciato a capire che giustizia e legalità non vanno sempre d'accordo. Poi all'università mi sono appassionato di diritto, e per dirvi con che mentalità sono entrato in magistratura, io so che voi siete attenti alle tematiche della mafia, tra l'altro nel 2022, come sapete, sono stati 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dove sono stati uccisi Falcone, Borsellino, Francesca Morvillo, poliziotti, insomma stragi che hanno cambiato la storia del nostro paese. Io faccio gli iscritti in magistratura molto giovane, perché mi sono laureato a 22 anni, l'anno dopo a 23 anni ho fatto gli iscritti in magistratura, e l'ultima prova scritta del concorso in magistratura l'ho depositata nelle mani di Francesca Morvillo, che era un magistrato ed era la moglie di Giovanni Falcone, ed era il 22 maggio del 1992. La sera io stavo all'hotel dove si faceva il concorso in magistratura, vidi arrivare il giudice Falcone, che per me era un mito, e per quelle figure che ho incontrato vedendole in televisione, leggendole sui giornali o nei libri, anche molto, che ho deciso di fare il magistrato. Lo vedo arrivare a prendere la moglie, il giorno dopo c'è la strage di Capaci. Quindi voi pensate che io divento magistrato a 25 anni, quindi poco più grande di voi, insomma. 25 anni arrivi in Calabria, a 26 anni nemmeno faccio il primo processo di criminalità organizzata. A 27 anni faccio il primo processo di 'ndrangheta serio con centinaia di imputati, nell'aula bunker di Castrovillari, che è un comune del nord della Calabria. E quando arrivai in questo processo, accompagnato dal procuratore, ero giovanissimo, quel procuratore che poi mi ha tradito, come arrivai, ci arrivò incontro un avvocato, mi rimase impressa questa scena, che aveva tutta la faccia modificata. Io dissi, ma che, come mai, che c'ha questo avvocato? E se no, niente di particolare, qualche mese fa è stato sparato un colpo di lupara in faccia. Quindi io a 27 anni ho visto, come dire, l''ndrangheta, quella che spara, quella militare, quella che mette le bombe e fa l'estorsione. Per dirvi, durante il periodo in cui ero magistrato in Calabria, l''ndrangheta ha ucciso delle persone utilizzando i bazooka per far saltare le autovetture blindate, con un trafiletto di notizia sui principali giornali nazionali. E questa è la mafia militare.
Però negli anni, soprattutto dopo la trattativa di cui vi parlava prima Massimiliano delle agende russe, attenzione, questo è un passaggio importante, le mafie hanno deciso di non sparare più tanto, oppure sparare tra di loro se devono fare un regolamento di conti, ma evitare di sparare contro personalità dello Stato, personalità pubbliche, perché sparare significa scuotere le coscienze. La mafia ha capito che la stagione militare non pagava, che la stagione militare a altissimi livelli è servita per piegare lo Stato e fare la trattativa con lo Stato, con pezzi di Stato. Quindi le mafie entrano e ormai da 30 anni, come una macchia d'olio e a macchia di leopardo, stanno entrando ovunque. E le mafie stanno ovunque. E non fate mai l'errore di pensare: ma a me per fortuna non riguarda, perché io abito a Casoli, quindi non c'è la mafia. Vi racconto due o tre cose rapidissime. Una delle indagini più importanti che feci, che non avevo ancora 30 anni, era di come le mafie avevano deturpato la salute e l'ambiente nel territorio calabrese. E in particolare ricostruimmo due storie. Una prima, perché alcuni insegnanti, alcuni medici di un'importante città della Calabria denunciarono all'autorità, alla procura della Repubblica, alla magistratura, che diversi bambini, poco più piccoli di voi, bambini tra i 10 e i 14 anni, morivano di tumore. Questa indagine fu prima insabbiata da alcuni magistrati, cioè non fu portata avanti. Poi me la trovai sulla mia scrivania e scoprimmo che la mafia, insieme a funzionari infedeli, a imprenditori senza scrupoli, realizzava le scuole con l'amianto. E poi scoprimmo che 30.000 tonnellate di ferriti di zinco, che è una delle sostanze più inquinanti di alcune aziende che producevano acciaio, come l'Ilva di Taranto, per fare un riferimento attuale, venivano smaltite nelle campagne in cui si producevano le arance e i mandarini. Una delle ultime inchieste che ho fatto è il riciclaggio di denaro sporco. Vi spiego che significa: le mafie hanno un sacco di soldi, le devono investire, mica le possono tenere nel cassetto, tenerle nei conti correnti in banca, devono pulire il denaro, cioè fare in modo che tu non risali al denaro sporco. Li utilizzavano per investire nel centro nord del nostro paese, e in particolare avevano acquistato 12 ettari in Toscana, dove si produce il Brunello di Montalcino. Le mafie stanno ovunque. Più non le vedete, più c'è silenzio, più ti dicono che è un'isola felice, più le mafie arrivano. E le mafie oggi non arrivano con la coppola e con la lupara, non arrivano con una sembianza, come dire, già quello è un mafioso. C'hanno i figli laureati alla Bocconi, alla Luis, c'hanno i figli che fanno gli architetti, gli ingegneri, gli avvocati, commercialisti, fiscalisti, e stanno entrando sempre di più anche negli apparati di controllo. E già Falcone e Borsellino l'avevano vissuto sulla loro pelle. Falcone e Borsellino sono stati traditi da pezzi di Stato. Mentre Borsellino indagava poco prima di essere ammazzato, perché voleva capire perché avevano ammazzato Falcone, scopre che mentre lui e altri poliziotti e carabinieri onesti cercano di capire che cosa sta accadendo in Sicilia, ci sono pezzi di Stato che trattano con la mafia. Trattano con la mafia per dire alla mafia: non mettete le bombe e mettiamoci d'accordo. Ecco la trattativa. Trattativa significa: non mettere le bombe, conviviamo, stiamo insieme. Ecco il processo che si è verificato negli anni. E quando io comincio a fare il magistrato, ovviamente il magistrato si trova a occupare di piccoli spacciatori di droga, di assassini, di ladri di polli, ma se scavi, 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 ti rendi conto che esistono i ladri di gallina,
Ma i ladri di gallina certe volte sono povere persone che per rubare le galline evidentemente sono disperati. Io mi sono reso conto, facendo il mio lavoro, che c'erano tanti politici e tanti uomini dello Stato che si mangiavano il denaro pubblico che serviva per rendere il territorio migliore. Cioè il denaro pubblico che serviva per fare, che ne so, impianti per avere città più pulite, per fare i depuratori per avere l'acqua pulita e il mare pulito, per realizzare strade, per realizzare ospedali, per creare lavoro ai giovani, loro avevano creato delle modalità per prendere questo denaro e spartirselo tra di loro, e creando quella che io ho chiamato, non solo io, anche altri magistrati, tanto un termine che sicuramente si può comprendere, la borghesia mafiosa. Cioè quella classe dirigente fatta della mafia dei colletti bianchi. C'è una mafia che utilizza il livello militare quando serve, ma è una mafia che soprattutto sta nel potere, sta nelle istituzioni, sta nell'economia e sta nella finanza, che utilizza metodi mafiosi di coercizione, di provocare omertà nella gente che ha paura di denunciare, perché quando comincia a vedere che la mafia arriva a livelli politici e a livelli alti, il cittadino ha paura sicuramente di denunciare. Allora, più mi sono trovato a fare questo lavoro, non entro nel tecnico perché voi siete appunto tra l'altro giovanissimi, però un poco alla volta hanno incominciato a isolarmi. E siccome io mi sono trovato ad operare in un periodo in cui le mafie avevano già deciso di non sparare più, nella nostra vicenda è forse il primo caso eclatante in cui il sistema criminale ha deciso di colpire magistrati, carabinieri, poliziotti, consulenti, testimoni, non con le bombe, ma con i proiettili istituzionali. E se apparentemente un vantaggio, perché io oggi sono qua che posso parlare, però da un punto di vista della reazione della gente, quando le mafie ti cominciano a uccidere col silenziatore, con i proiettili istituzionali, la gente non lo sa. È una fatica a far capire alla gente che la mafia è così forte all'interno dello Stato se le mafie non utilizzano più le bombe. Perché diciamo la verità, quando ci sono state le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, sono state stragi talmente devastanti che anche il cittadino più distratto è sceso nel suo comune con una fiaccola per fare una fiaccolata. Chiunque ha messo un lenzuolo bianco, come oggi si mettono le bandiere della pace. La gente non può rimanere indifferente se c'è una guerra, se fanno saltare un'autostrada e se ammazzano magistrati, poliziotti, parroci, carabinieri, persone. Se invece la mafia comincia a colpire le persone perché sono persone pericolose per la mafia, ma lo fa utilizzando gli strumenti che stanno dentro lo Stato, immaginate che diventa tutto più complicato, soprattutto più complicato scuotere le coscienze, perché quando cominci a vedere che i Giuda non sono più singole persone e non stiamo più in quel linguaggio che si usa certe volte, le mele marce, ma le mele marce cominciano a essere un frutteto, una piantagione, il problema è come si fa a uscirne fuori. Cioè, come si fa a non rimanere stritolati? Cioè, nella mia vicenda loro hanno dovuto mettere in campo campagne di stampa, interrogazioni parlamentari, denunce, ispezioni, attacchi, sottrazioni di inchieste, sempre accompagnati però dalle minacce, dai proiettili. E allora, perché di queste cose bisogna prendere coscienza e bisogna parlarne? Io, per esempio, mi sono trovato in un dilemma familiare. Io all'epoca avevo due figli molto piccoli, nel momento cruciale che più o meno si è visto in quel filmato di alcuni anni fa. Io avevo un figlio di 6 anni, di un figlio di quasi 7 anni nel momento più delicato, e un altro che ne aveva 3. Quello di 3, chiaramente, che poteva capire? Nulla. Però quello di 6, considerando che di questa vicenda si parlava su tutti i giornali calabresi, e io ero sotto assedio
e le inchieste stavano toccando i piani alti della politica nazionale, con un coinvolgimento di personaggi di altissimo livello politico e istituzionale. Io e mia moglie abbiamo deciso di non dire nulla a mio figlio, per non farlo preoccupare. Però io all'epoca avevo anche un livello di sicurezza di scorta abbastanza alto, perché alcuni temevano che io potessi essere ammazzato. E allora, a un certo punto, insomma, accadde questa cosa, che mio figlio all'improvviso mi disse: papà, ma è vero che un giorno di questi ti ammazzano? E io ovviamente gli ho chiesto: Andrea, scusa, gli ho detto: Andrea, ma che stai dicendo? E lui mi ha detto: me l'ha detto un compagno di classe, 6 anni e mezzo. E allora io ho spiegato a mio figlio di 7 anni, io ho dovuto spiegare. E quando un anno dopo mi hanno il Consiglio Superiore della Magistratura, che come avete sentito prima è l'organo che dovrebbe tutelare l'autonomia dei magistrati, decise di cacciarmi dalla Calabria perché le mie inchieste davano fastidio, trovando delle scuse sulle quali non entro perché sennò vado troppo nel tecnico, lasciando i magistrati collusi e corrotti sul posto e trasferendomi, io mi trovo di fronte allo stesso dilemma. Mio figlio nel frattempo c'ha un anno in più, è passata da 6 anni e mezzo a 7 anni e mezzo, e gli devo spiegare che me ne vado. Dico: Andrea, papà deve andare via. Ecco, lui mi dice: papà, perché? È perché sono stato trasferito. E lui mi ha detto: e perché sei stato trasferito? Perché ho fatto il mio dovere. E perché, papà, uno in Italia se fa il suo dovere viene trasferito. Allora vi dico questo perché io ho scelto, ma altre persone subiscono le scelte. E quando ti metti contro il sistema criminale non ti organizza una serata nel teatro con l'orchestra, fa di tutto per ucciderti, sul piano professionale, sul piano umano o sul piano della vita quando è necessario, sia fisica, sia psicologica, sia esistenziale. Sono prezzi che si pagano. E allora perché si debbono pagare questi prezzi perché uno non si vuole omologare al sistema? Io penso che non è giusto. Quindi io penso che noi dobbiamo scuotere le coscienze. E quando io ho visto quel livello irrecuperabile in quel momento, io ho avuto una reazione. Mi sono dimesso da magistrato. Ragazzi, voi state entrando in una fase della vita dove uno inizia a pensare: che lavoro faccio da grande? Io me lo sono conquistato quel lavoro. Se io oggi non mi fossi dimesso, io avevo un lavoro che arrivava a 8.000 euro al mese. Mi sono dimesso 6 mesi prima di maturare il minimo della pensione. Ho fatto una scelta ideale. Siccome io avevo scelto di fare il magistrato per perseguire giustizia e verità, quando mi hanno messo in condizioni di non poter più operare, è come se a un chirurgo non gli danno più la sala operatoria, non gli danno più i ferri, non gli danno più il lettino, cioè mi avevano messo nel ripostiglio. Mi pagavano, ma dovevo stare nel ripostiglio. Li ho salutati e mi sono messo a combattere con gli stessi ideali per strada. E sono diventato sindaco di Napoli senza nessun partito. Contro tutti, ma con tutti, contro tutto il sistema, ma con il popolo. Nessuno pensava che potessi diventare sindaco. E prima di fare il sindaco fui eletto parlamentare europeo con 500.000 voti. E la cosa strana che andai al Parlamento europeo, e che mi hanno fatto fare al Parlamento europeo? La commissione che si occupa di lotta alla mafia e di lotta alla corruzione. Cioè il paese da quale provenivo mi aveva fermato nel mio lavoro, io vado al Parlamento europeo e mi mettono a fare quello che non mi hanno fatto fare in Italia. Dopo 2 anni di Parlamento europeo faccio un'altra follia, per amore della mia terra, mi candido a sindaco di Napoli, perché a Napoli in quel periodo, voi siete giovanissimi, c'erano i rifiuti che arrivavano al primo piano della mia città, al primo piano. È una città flagellata da una commistione di affari tra politica, camorra, che è la criminalità organizzata campana, e affari. Lascio il Parlamento europeo e mi candido a sindaco di Napoli. Quando comunico a mia moglie
la notizia di questa mia scelta, mia moglie mi guarda negli occhi, rimane in silenzio 30 secondi e mi dice: è la prova definitiva della tua follia. Per me essere folli significa essere sognatori. Ho scelto questa vita. Napoli oggi, caro sindaco, è comunque una città sempre piena di problemi, ma dalla città dei rifiuti è diventata la città prima per crescita turistico-culturale d'Italia negli ultimi 6 anni. È il primo set cinematografico all'aperto. È la città dei giovani e dei beni comuni. È la città dell'energia. E siamo riusciti a farlo senza soldi, ma con passione, con partecipazione, con capitale umano. E anche da sindaco non c'è stato un camorrista che ha messo piede per 10 anni e mezzo nel comune di una delle città più difficili d'Europa, dove era nota alla storia come una città del gioco delle tre carte, dell'illegalità, della camorra nei palazzi e della politica corrotta. Quindi quando vi dicono, e la sentirete spesso questa frase, chi te lo fa fare? Ma lascia perdere, tanto sono tutti uguali, tanto non cambia mai niente. Queste sono le frasi che il sistema si vuol sentir dire. Perché il sistema gode se il popolo è rassegnato. E quando io vedevo sotto al comune nessuno che veniva a protestare, mi pigliava l'ansia. Perché siccome Napoli è piena di problemi, la gente doveva venire al comune, doveva trovare il portone aperto a tutte le ore, perché doveva capire che c'era qualcuno che l'ascoltava. Quando invece tu hai la sensazione che nulla può cambiare, che tutto è fermo, è la rassegnazione. Rifletteteci, il sistema che cosa vuole? Non che voi ragazzi abbiate diritti, ma che uno vada dal cappello in mano da qualcuno. Perché un sacco di ragazzi se ne stanno andando dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Sicilia, se ne stanno andando verso il nord? Perché molti non vogliono andare col cappello in mano da qualcuno, perché il lavoro è un diritto e non è un privilegio che ti concede qualcuno. Quindi loro vogliono non diritti ma concessioni, non vogliono persone libere ma vogliono sudditi, non vogliono persone che partecipano ma persone rassegnate. E i giovani sono un fattore importante. Salvatore Allende, un grande leader politico dell'America Latina, disse che essere giovane e non essere rivoluzionario è quasi una contraddizione esistenziale. Cioè, voi non potete accettare che il vostro futuro sia fortemente condizionato dai poteri criminali. E guardate, rifletteteci, il denaro e gli interessi e la violenza stanno dietro a fatti che sembrano molto diversi. Stanno dietro alle guerre, stanno dietro alle mafie, stanno dietro a tanti interessi. Cioè è sempre il motore del denaro. Ecco perché ho scelto da che parte stare. Scegliere da che parte stare non significa stare dalla parte del profitto, del denaro e del potere finalizzato al potere per il potere, ma il potere deve essere servizio per il bene comune, dare voce a chi non ha voce e dare potere a chi non ha potere. E nel concludere, perché poi se no inizio a parlare e sono programmato a resistere, vorrei dirvi un paio di aneddoti che hanno a che fare con i ragazzi di quando ero sindaco. Ne voglio raccontare due, anzi tre, sono brevi. Uno per farvi capire il concetto di legalità un po' particolare nella mia città. Era il ballottaggio tra il primo e il secondo turno della mia prima campagna elettorale. Cioè il sistema elettorale, tu puoi vincere al primo turno, oppure se nessuno raggiunge il 50% devi fare un ballottaggio dove i primi due candidati che hanno preso più voti si contendono l'elezione. Io stavo in un quartiere molto popolare della città di Napoli che si chiama quartiere Sanità, che è il quartiere Totò, uno dei più grandi attori della nostra, del nostro paese. A un certo punto io cammino con tanti ragazzi
in questo quartiere, perché il mio, diciamo, i militanti che stavano con me erano tutti ragazzi poco più grandi di voi, tra i 18 e i 22 anni. A un certo punto arriviamo nel cuore della sanità e vedo tutti sti ragazzini sui motorini che vengono verso di me, sfrecciano. Su ogni motorino stanno 5 ragazzi senza casco. Su ogni motorino 5 ragazzi senza casco. Questi smuovono, a un certo punto si avvicinano a me, ve lo dico in napoletano, spero che lo capite, perché tra l'Abruzzo e Napoli c'è un legame molto forte, quindi sicuramente lo capite. Sindaco, ah no, innanzitutto mi chiamano sindaco, e quindi io dico, non sono ancora sindaco, mi chiamano sindaco, se il popolo mi chiama sindaco vuol dire che sto diventando sindaco. Sindaco, ma raccomanda la legalità. Cioè, sindaco, mi raccomando la legalità. Allora io mi avvicino, perché mi avvicino sempre a tutto, dico, scusa, ma mi stai piando per il culo? E dite, perché, mi dice lui, mi dicono, perché? E come, perché state a 5 sul motorino senza casco? E mi fa, e che vuoi che sia? Questa è una scugnizzeria. E allora che volevi dire, ma raccomando la legalità? Liberaci dalla camorra, perché in quel quartiere si sparava ogni sera. È una città, è una polveriera che va capita. Il secondo aneddoto: era l'una di notte, io esco dal comune, vado in una pizzeria vicino al comune con un mio collaboratore, noi facciamo molto tardi, ordiniamo una pizza, iniziamo a mangiare. A un certo punto vengono sti ragazzini intorno a 8, 9, 10, 11 anni che iniziano a battere le mani fortemente vicino al vetro. E io subito ero scalmanato, li faccio entrare, faccio il gesto con la mano, così entrate, entrate. Pizzaiolo mi fa, sindaco, ma tu fai entrare? Quelli, vedi come stanno agitati, tu non ti preoccupare, entrano. Iniziamo a parlare, ho detto, ma che ci fai qua, 9 anni, 8 anni, da dove venite? E venivano dai quartieri popolari attorno al comune. Napoli è una città che ha anche la periferia nel centro, quartieri spagnoli, Pallonetto, Santa Lucia, tutte zone insomma ad alta densità di fibrillazione sociale, mettiamolo in questo modo. A un certo punto gli chiedo, ma scusa, tuo padre, tua madre? E vabbè, papà è morto, è stato ammazzato, mamma non ci sta, insomma tutti i contesti familiari difficili. Perché mi cercavano? E mi chiamavano per nome. Perché io, durante l'attività di sindaco nella mia città, che è una città enorme, sono stato, facevo ogni giorno a piedi mai meno di 8 km, sono girato tutte le scuole, mi conoscevano come se fossi uno di casa. Tant'è che mi chiamavano per nome. Poi il napoletano ti dà il nomignolo, a me mi chiamavano Gigi, e mi chiamo Luigi, ma mi chiamavano Gigi. Gigino mi chiamava. Allora a un certo punto volevano che io intervenissi sulla polizia che non li faceva giocare a pallone in una galleria che si trova vicino al comune, che si chiama Galleria Umberto. Allora io gli dico, ma voi non potete giocare a pallone nella galleria, perché la galleria è una galleria privata. Io non posso dire alla polizia di non farvi giocare. Però perché non venite a giocare, magari non a mezzanotte, ma un poco prima, davanti al comune? E quello fa, ma noi siamo venuti davanti al comune, la polizia municipale ci ha cacciato. Ha detto, non vi preoccupate, ci parlo io con la polizia municipale. Voi venite a giocare là davanti, fate comunità, non date fastidio agli altri e non andate nella galleria, che è una galleria privata. Poi io parlo col parroco dei quartieri spagnoli e vediamo se nell'oratorio riusciamo a fare un campetto di calcio in modo da poter giocare. Sti ragazzini sono venuti, hanno incominciato a giocare, hanno incominciato poi a praticare l'oratorio e avere il campetto di calcio, e sono stati ascoltati. E l'ultimo aneddoto, che è quello che mi ha segnato molto la vita tra i tanti come sindaco, e che vi invito ad ascoltare con attenzione e anche a pensare sempre che dietro ogni vicenda ci sono fatti complessi, e che giudicare frettolosamente è molto semplice, ma dietro ad ogni fatto ci sono sempre storie umane e vite spezzate. È una storia molto triste, e con questa concludo, così passiamo poi alle altre domande tue o alle domande dei ragazzi. Tra la notte del 4 e il 5 settembre, mi pare dell'anno 2014, due ragazzi su un motorino dell'età vostra, di 16 anni, non si fermano all'alto dei carabinieri.
in un quartiere molto popolare di Napoli, un quartiere molto difficile, ad alta densità di droga, che si chiama Rione Traiano. I carabinieri inseguono questo ragazzo, questi ragazzi sul motorino, i carabinieri sono convinti che ci sia un latitante sul motorino, il motorino nel scappare perde il controllo, cade, un ragazzo scappa, un altro cade per terra, Davide. Davide, che è caduto per terra, si gira e mentre si gira il carabiniere spara, convinto che Davide avesse una pistola, e muore sul colpo. Davide è un ragazzo di 16 anni, Davide è bifolco, non era un pregiudicato, viveva in una famiglia di pregiudicati, il padre era un pregiudicato, cioè con precedenti penali significa pregiudicato, la madre pregiudicata, la sorella pregiudicata, il fratello agli arresti domiciliari. In quei giorni la città si divide, perché noi siamo abituati che dobbiamo sempre scegliere, come se uno dovesse scegliere vuoi la mela o vuoi la pera. La città si divide, i giornali pompano, stai con i carabinieri o stai con Davide? Non è così, perché detta così la vittima è sicuramente Davide, però non puoi fare stai con i carabinieri o stai con Davide. La tensione sale, la famiglia è molto arrabbiata, parenti e amici della famiglia molto arrabbiati, la camorra cerca di alimentare questo clima, i giornali benzina sul fuoco. Io da sindaco cerco di fare dichiarazioni, come dire, per mantenere per quanto è possibile una situazione sotto controllo, ma si preannunciava un corteo molto agitato, mettiamolo in questo modo, che si doveva concludere davanti alla caserma dei carabinieri. Io penso, tra me e me, devo fare qualcosa in più. Non posso limitarmi a dire affidatevi alla giustizia, manteniamo la calma. Ma che? Ci sta un... No. No, si sente l'audio della... Vabbè. L'audio della rete. Forse si deve chiudere il microfono. Quindi praticamente decido di andare a casa della famiglia. Decido di andare a casa della famiglia, vi devo dire, fui sconsigliato da tutti, in particolare il questore. Disse non andare perché è una situazione seria, esplosiva, la famiglia è molto arrabbiata, ma attorno, soprattutto alla casa, c'è brutta gente. Io vi devo dire la verità, come spesso faccio nella vita, o sempre, ascolto sempre molto, però poi decido, e decidi di andare. Quindi la mattina, la sera mi procurai l'indirizzo e la mattina lo comunicai alla polizia che insomma fa da scorta, da tutela a me dal 2005. E quindi arriviamo in questo posto, la casa della famiglia bifolca è un basso. Basso significa appunto una casa a piano della strada, mi faccio lasciare a 50 metri e decido di entrare da solo. Quindi la polizia rimane in macchina e io entro da solo, faccio una corsa. La corsa e mi butto dentro la casa, perché attorno era meglio non fermarsi. Entro, ovviamente mi riconoscono e divento un bersaglio. In quel momento sono lo Stato, come se fossi io in parte il responsabile della morte del figlio. Quindi comincia attacchi ferocissimi contro lo Stato, contro le istituzioni, contro i carabinieri, contro tutti. Io cerco ogni tanto di parlare, ma difficile. Cerco a un certo punto di prendere la parola dopo un'oretta che si erano sfogati e gli cerco di dire ma voi dovete però proviamo ad affidarci, perché non vi affidate alla giustizia? Affidatevi a un processo, alla magistratura, per verificare poi fino in fondo che cosa è accaduto. Però, con la onestà che mi contraddistingue, io gli ho anche dovuto dire, però, tenete presente che la giustizia
non sempre si realizza. L'assa ha scritto la legge uguale per tutti quando si entra nei tribunali, ma non è che sia sempre così. E io ho anche detto a un certo punto, per esempio, gli stavo dicendo, io quando ero magistrato ho pagato sulla mia pelle l'ingiustizia. E a un certo punto il padre di Davide, e qua si è creato un collegamento tra noi due che sembrava impensabile, mi interrompe, sempre in napoletano, provo a dirvelo, se no ve lo traduco, dice, sindaco, no, ma io... Ia saccia storia vostra. A voi vanno fatta foro non perché vi siete pigliate che i mariolo come a me, come a lui, ma i mariolo grossi. E questo mi è sembrato quasi un elemento di contatto, cioè come se si fosse creata una sintonia che si poteva discutere. Insomma, per farvela breve, abbiamo lavorato perché il corteo fosse un corteo pacifico e non violento, e così è stato. Io poi ho chiesto al comandante provinciale dei carabinieri di fare un gesto anche lui, e con grande sensibilità e grande correttezza il colonnello, quando è arrivato il corteo davanti alla caserma, è sceso in divisa, si è tolto il cappello ed è andato a stringere la mano ai familiari di Davide. Insieme ai ragazzi del quartiere, i centri sociali e il parroco hanno costituito una fondazione per i ragazzi a rischio e contro la dispersione scolastica, e io da sindaco gli ho dato una scuola che potevano utilizzare il pomeriggio. Me lo sono portato in tutti i cortei contro la camorra. Abbiamo fatto insieme iniziative culturali, portato a Scanio Celestini, tanti cantanti, attori, eccetera. Ma perché vi ho raccontato questo? Perché una frase mi ha lasciato veramente colpito, e che io la racconto spesso, che un giorno a quattro occhi, io e Giovanni, il padre di Davide, lui mi ha detto, sindaco, io non mi posso mai scordare, non mi posso mai dimenticare, che chi li urna quei giorni, siete venuto voi ed è venuta gente malamente, è venuta la camorra, e io ho potuto scegliere da che parte stare. Ecco, il lavoro di chi crede nel riscatto sociale è non stare nei luoghi dove tutto pare che funzioni e con i tuoi simili magari, ma è stare in quella linea sottile dove il confine tra legalità e illegalità, tra disagio e devianza, tra disadattamento e crimine, tra prendere una pistola o un violino, un coltello o una chitarra, sembra così facile, ma non lo è. Perché quando vado a trovare, sono andato a trovare ragazzi della vostra età che hanno fatto omicidi e rapine, e ci stai due ore a parlare, e come quel ragazzo che a 16 anni e mezzo ha ucciso una persona e si è rovinato la vita, siamo stati due ore a parlare, poi mentre me ne sono andato, stavo chiudendo la cella, mi ha chiamato, sindaco, dimmi, ma non ci potevamo conoscere prima? Ecco, è là che bisogna stare, è là che bisogna stare, perché si produce un'emozione straordinaria, e mi fermo, un'emozione straordinaria, come un ragazzo che recentemente ha vinto una medaglia agli europei di judo, che grazie a un maestro di Ponticelli, che è un quartiere della periferia di Napoli, l'ha visto una volta per strada, l'ha visto svelto, ci ha parlato, questo era un ragazzo che prima che diventare un campione veniva utilizzato dalla camorra per portare la droga da una piazza all'altra. Cioè i ragazzi sono tutti talenti, nessuno nasce delinquente, talenti del bene e talenti del male. Noi dobbiamo essere cacciatori di talenti, e non dobbiamo giudicare, perché se un ragazzo a 15 anni ha sbagliato, a quel ragazzo gli dobbiamo far pagare ovviamente perché ha sbagliato, ma gli dobbiamo far capire che un'altra vita è possibile, come un altro mondo è possibile. Ecco perché io continuo a girare,
perché per lo schifo che ho visto io mi dovrei mettere a fare o l'agricoltore o il pescatore o il pensatore, cioè arrivederci, non sapere niente. Invece no, voglio dare un senso e vogliamo dare un senso, perché non siamo in pochi, a una vita spesa non per se stessi ma per il bene comune e per le collettività, e provare, come dire, a dare una mano a chi questa mano non ce l'ha, e sono tante persone che non ce l'hanno. Quindi consideratela, come dire, una testimonianza, se vi può essere utile nella vita, in senso ottimistico, cioè conoscere la gravità della situazione, che è molto grave, ma sapere che si può cambiare, e che non è vero che non si può cambiare, perché è un fatto umano, e ogni fatto umano può cambiare se c'è una volontà individuale e una volontà collettiva. Da soli non si va da nessuna parte, da solo non diventavo sindaco, da solo non la cambiavamo, da solo non si riusciva. Bisogna stare insieme e non lasciare sole le persone che si mettono contro il sistema, perché se diventano bersaglio vengono isolate, vengono colpite, e certe volte col silenziatore, senza che nessuno viene a sapere nulla. Quindi si può fare, e soprattutto il vostro contributo è fondamentale, perché voi avete ancora la purezza, gli ideali, la voglia di sognare. Non smettete mai di sognare, che bellissimo. Ragionate con la vostra testa, rispettate le opinioni altrui, ma come diceva De André, se del caso andate anche in direzione ostinata e contraria, se siete convinti che la vostra idea è quella giusta, anche se la maggioranza la pensa in modo diverso, perseguite le vostre idee e i vostri sogni, che è la cosa più bella, e provate a rimanere liberi senza mai farvi mettere un guinzaglio. Lo so che è difficile, ma rimanere liberi è bellissimo. Ragazzi, dopo questa lezione di vita, posso dirlo senza piangeria, per il vissuto diretto del dottor De Magistris, è arrivata la preside, sta in prima fila, può intervenire, signora preside. Grazie. Io ringrazio la scuola che ci dà questa possibilità di avere persone come il dottor De Magistris, perché per fare le cose ci vogliono le buone idee, ma ci vogliono anche le persone che credono in quelle idee. E grazie all'Istituto Angeli Marino, e grazie a voi ragazzi. Qualche anno fa ero a fare un corso di formazione ad Ischia e nell'uscita di pausa andammo a prenderci qualcosa da bere. E qualche altro l'ha già sentito, ma forse probabilmente loro no. E incontrai per strada un ragazzino che vendeva le sigarette e gli accendini. Mi fa: compri gli accendini. Ma io non fumo. Lo compri per i suoi amici? I miei amici non fumano nessuno. Se voi non mi comprate l'accendino, io so questo età fare il delinquente. Era un ragazzino di 7-8 anni. Mi disse: tu in questo momento dovresti essere a scuola, perché sei qua. Non ci posso andare alla scuola. Ecco, il concetto di legalità che ha detto il dottor De Magistris adesso, il sottile proprio confine che esiste tra ciò che è legale e ciò che non è legale. Io penso che Massimiliano, che è stato il mediatore di questa giornata, e il dottor De Magistris, che ha accettato, sono veramente delle figure esemplari, ma in particolare modo il nostro ospite magistrato, di quanto sia difficile nella vita prendere le decisioni giuste. Lui ha detto a un certo punto: io ascolto ma poi decido. Quindi non sono condizionato a libertà di pensiero da quello che gli altri mi vogliono indurre. Osservo, realizzo e scelgo, credo, abbiamo voluto dire, la decisione giusta per quella situazione, non in assoluto. Perché a volte la libertà, o meglio, la legalità e la giustizia è fatta di piccoli passi. Perché ucciderne uno per non ucciderne 100.000 è anche questa una filosofia che può essere utile per incamminare la strada.
nel senso che bisogna prendere delle decisioni drastiche, ma a volte può essere che quella decisione drastica ammazzi qualcuno. E anche lì il gioco non è facilissimo da condurre. Io spero in questa giornata che adesso rivivrò, perché ho avuto un problema di dovere d'ufficio da contenere, da gestire finora, e la riorganizzeremo a presto in primavera, ci spero veramente, perché vorrei fare un discorso di amministrazione di territorio per l'accoglienza e una, come dire, un consorzio legale di gestione per l'inclusione degli stranieri nei nostri luoghi, con la supervisione del nostro magistrato e con dei testimoni utili che potremo trovare a livello nazionale. Potremo cercare di tracciare un percorso di sogno per far vivere meglio, non rivivere, perché siamo abbastanza vivi, questa vallata, e portare veramente un valore aggiunto al concetto di benessere, quello che si cerca di conquistare attraverso la legalità, rispetto dei diritti, dell'identità, della possibilità di esercitare al meglio, liberamente, i propri talenti, la propria prospettiva di vita, il proprio interesse, i propri sogni, ma sogni non per godersela, sogni che sono costruzione per sé e per gli altri. Ecco, di fare insieme questa sorta di coprogettazione che, con delle persone illuminate che ci possono essere accanto, possiamo tentare di percorrere e far saltare il sindaco nostro, con Anna, il cuore oltre l'ostacolo, non fermarsi agli impegni che ci ossessionano. Grazie infinite. Grazie. Allora ragazzi, gentilmente, senza crearsi imbarazzo, tanto qua facciamo un po' di domande, se è possibile ottimizziamo, le facciamo insieme, il dottor De Magistris prende un appunto, così ottimizziamo i tempi, vengo io verso di voi, venite voi di qua, senza problemi. Tanto non c'è voto, non c'è interrogazione, c'è niente. Non vi interroghiamo, dai ragazzi. Allora, ci sta qualcuno di Cengio? Domanda al volo. Lui è un bravo portiere, fa la promozione a 18 anni, c'ha un bel futuro. Vengo io verso di voi. Quinta M del liceo scientifico, e lei ha parlato di mafia militante che cede il passo alla mafia pervasiva e onnipresente, e mi chiedevo quali fossero i campanelli d'allarme che attestano la presenza di un sistema mafioso in uno specifico territorio. Buongiorno, mi chiamo Morgan e frequento la quinta M del liceo scientifico, e lei durante il suo intervento ha parlato spesso della possibilità di scegliere che ha avuto nella sua vita, e le volevo chiedere se ci poteva dare una definizione della parola libertà e quanto essa ha significato per lei. Che domanda, vorrei fare una riflessione in realtà. Intanto volevo ringraziarla da parte di tutti gli studenti, perché la sua testimonianza è stata veramente insegnante sicuramente ad ognuno di noi. Scusi, sono un po' emozionata, perché comunque ascoltare lei, la sua testimonianza appunto, è stato un onore. E lei prima ha parlato di coraggio, e a volte nella sua vita ha avuto paura, e questa, diciamo, un po' la domanda. Grazie.
ricollegarmi alla domanda che i momenti in cui ha avuto paura, volevo, per curiosità volevo sapere come magari in quei momenti di paura come ha trovato il coraggio per superarla e per comunque proseguire in quello che credeva. Cominciamo a rispondere, poi magari se ci sono altre. Innanzitutto grazie delle domande che sono davvero di grande sensibilità e profondità. I campanelli d'allarme per comprendere, appunto, non è sempre semplice. Stando in questi territori, per esempio, che sono così belli anche da un punto di vista naturalistico, bisogna sempre stare attenti quando si vedono dei cambiamenti che vanno magari in controtendenza rispetto alla normalità dello stato dei luoghi. Cioè quando cominci a vedere, che ne so, degli strani disboscamenti, oppure che si realizzano dei lavori in cemento armato che non si capisce che cos'è, quando ci sono magari degli strani movimenti che uno non ha visto nel passato, uno si deve incuriosire, ma che cosa state realizzando? Che cosa si sta facendo? Quell'opera pubblica, che opera pubblica è? A che serve? Chi c'è dietro? Cioè interrogarsi. Perché la mia generazione ci hanno fatto credere che la felicità passava attraverso il consumismo, quanti oggetti hai, puoi tagliare alberi quanti vuoi, tanto ci saranno sempre altri alberi, puoi pescare all'infinito, tanto ci saranno sempre altri pesci. Non è così, non è così. E voi lo sapete bene perché vi state impegnando come generazioni, cambiamenti climatici. E molte di queste cose passano anche dal fatto che non si è creato un rapporto corretto tra il territorio e le persone. Le mafie hanno un rapporto molto stretto col territorio, devono fare soldi. Quindi quando io per esempio comincio a vedere un'infinità di insediamenti commerciali, economici, che magari sono seriali, sono un po' strani, devi incuriosire, è normale, magari è normale, però potrebbe essere anche un campanello d'allarme, che magari chiudono botteghe artigiane, chiudono trattorie, chiudono piccoli negozi, e vedi crescere le mega strutture, magari sono normali, ma qualche volta no. Quando vogliono fare delle realizzazioni, per esempio, di grandi opere in cemento armato, poi scopri che costruiscono nei fiumi, costruiscono vicino alle montagne dove poi succedono le tragedie, vedete a Ischia cosa è successo. Cioè, bisogna stare attenti a delle situazioni dove gira il denaro, perché le mafie stanno sempre dove c'è denaro. E attenzione che le mafie sanno essere anche ambientaliste. Le mafie nascono, per esempio, le discariche, come interrare i rifiuti, magari le grandi opere che distruggono l'ambiente, come ne so, biomasse dove distruggi le foreste per produrre energia, ma in realtà distruggi le foreste. Però le mafie sanno essere anche dietro al parco eolico. Io, per esempio, mi sono trovato anche a indagare su dei parchi eolici. Perché? Diceva, ma come, allora la mafia è ambientalista? La mafia non è che e di destra o di sinistra, la mafia va dove c'è il potere. Quindi se il potere dovesse decidere facciamo i parchi eolici, tu devi sapere che i parchi eolici devi fare in modo da non farti penetrare dalla mafia. La mafia come utilizza il parco eolico? Decide lei il terreno, decide lei il terreno dove ha interesse in quel terreno, perché ha un interesse economico. E come fa se c'è un sindaco, per esempio, che si vuole ribellare di fronte a quel parco eolico che distrugge, per esempio, 1000 faggi o 1000 abeti? I sindaci, sappiamo, sindaco, che hanno le casse vuote e usano il criterio della compensazione. Cioè, non ti preoccupare, noi costruiamo questo parco eolico, mettiamo 10 pale da 200 metri, tu distruggi tutta la montagna, però in cambio la legge prevede che ti diamo 1 milione di euro. E qui c'è 1 milione di euro, io 1 milione di euro posso sistemare il paesello. Tu sistemi il paesello, se lo sai sistemare, nel frattempo hai distrutto la montagna. C'è sempre il denaro. Quindi bisogna stare molto molto attenti. E poi bisogna, ecco, studiare. Nel senso, per diventare un punto di riferimento anche contro le mafie, bisogna anche studiare. Noi oggi è una mattinata diversa magari di studio, però
io spero di avervi acceso qualche lampadina, che vi può consentire di approfondire le cose. E quando uno studia, impara, si documenta, legge, capisce pure come puoi stare attento da persone che magari sono come a te. No, io avevo quello che mi ha tradito, uno dei miei principali traditori era il mio capo. Il mio capo aveva 30 anni più di me, poteva essere mio padre, cioè doveva essere quello che mi guardava le spalle. E mentre io indagavo, facevo i procedimenti, lui lavorava per pugnalare. Ma anche questo è nulla di nuovo, no? Giuda esiste dai tempi di Giuda, non a caso si è. Cioè questa è la storia dell'umanità. E poi non rimanere mai da soli. La scuola insegna quest'altra cosa, compagne e compagni. Cioè significa che la scuola si sta insieme. Stare insieme è un grande antidoto contro il violento. Perché il violento, quando vede la gente che sta insieme, scappa. Quando io e i miei concittadini dicevo riprendiamoci la città, uscite dalle case, andate nei vicoli, andate nelle piazze, liberalizziamo gli artisti di strada, riprendete, io vedevo che i criminali arretravano, perché vedevano sto fiume di persone che scendeva per strada. E il criminale come faceva a fare la piazza di spaccio o la rapina se c'erano centinaia di persone in piazza? L'altra domanda molto interessante era quella sulla libertà. Che cosa significa libertà? Gaber ha dato, Giorgio Gaber, un grande cantautore morto, diceva libertà e partecipazione è sicuramente un elemento. Il concetto secondo me più bello di libertà è che io l'ho imparato a scuola, ma l'ho capito dopo. Perché a scuola io ero pure io un po' scugnizzo, la presi non me ne vorrà. Cioè a scuola certe volte pure il professore, no, lo contesti, dice mamma mia, professore oggi però mamma mia, non ce la fai. Invece mi hanno insegnato una grande cosa, a pensare con la mia testa. Quindi credo che la libertà nella sua massima espressione è poter scegliere senza cedere a condizionamenti, ricatti e compromessi morali. La libertà ha molto a che fare con l'etica e con la morale. E più sei libero, più respiri un'aria pulita. E un grande presidente della Repubblica, per me il più grande, che è stato Sandro Pertini, diceva che quando c'hai la libertà non te ne accorgi. Quando la perdi ti manca l'aria. È bruttissimo essere sotto ricatto, ma il nostro è un paese che è sotto ricatto. Non è un caso che noi non sappiamo la verità sulle stragi di Piazza Fontana 1969, Bologna, Ustica, Capaci, Via D'Amelio, caso Moro. Se non sappiamo la verità sui casi più gravi del nostro paese, vuol dire che anche il nostro paese non è libero fin in fondo, perché non ha la forza di cercare verità e giustizia. La donna e l'uomo libero è quello che può scegliere che cosa fare. Un grande filosofo, Kierkegaard, scrisse un libro, Out Out. Oggi noi abbiamo parlato di persone che non sempre possono scegliere. Noi invece scegliamo. Io oggi sono venuto a caso. Ho scelto. Oggi potevo fare un sacco di cose. Sono voluto venire qua. È una scelta. Ecco, essere liberi significa scegliere. Se poi si sceglie con amore, è il massimo della felicità. Allora qualcuno ti potrebbe chiedere, ma qual è il segreto della vita tra i tanti segreti? Secondo me ce n'è uno che è il più semplice, ma è anche incredibilmente più difficile, che è la scelta d'amore. È l'amore. Voi immaginatevi se tutti gli esseri umani scegliessero l'amore e non la violenza, l'odio e il rancore, che comunità potremmo essere? E allora così, è così facile amare? Secondo voi è facile amare? Non è sempre facile, perché il massimo livello dell'amore è anche il perdonare. Io per esempio, per tutti quegli uomini cattivi che mi hanno massacrato, io non ho mai avuto né odio e né rancore, e questo mi produce un alto tasso di felicità, perché amare significa soprattutto essere verso gli altri. Cioè la cosa bella non è essere amati, che comunque è bello, ma è amare. E se uno comprende questo aspetto e sceglie nel proprio cuore ogni giorno di amare, che è anche un atto costituzionale, questa è una città importante da questo punto di vista, la Costituzione antifascista, cioè se io esco e trovo una persona in difficoltà
se cammino dritto facendo finta di niente, in qualche modo io non sto amando fino in fondo e non sto attuando alcuni articoli della Costituzione, l'articolo sulla solidarietà e l'uguaglianza, e quindi sono indifferente. Se invece mi fermo e do una mano, io sto facendo un atto costituzionalmente orientato, quindi sono un cittadino esemplare e sto facendo un atto d'amore, e questo ti ritorna in termini di libertà e di serenità e di tranquillità. Dicevo, boh, ma l'amore può, deng, deng, i soldi servono per campare, ma possiamo mai pensare che la nostra felicità sia in base a quello che hai? Cartesio diceva: cogito ergo sum, penso dunque sono. Noi viviamo in una società che ti vogliono far credere: meno pensi, più conti, più pensi sei un sovversivo, e i normali li fanno passare per sovversivi, per ribelli e disubbidienti, e i deviati diventano normali, e se i deviati diventano normali usano la legalità formale. Le leggi razziali si chiamano leggi razziali, non era un colpo di Stato, erano leggi fatte dal Parlamento, capo dello Stato, capo del governo e governo, e la storia si può ripetere in forme diverse, ma si può ripetere. Quindi la libertà, difendiamola. L'altro aspetto, che l'altra domanda, una premessa, un consiglio: non ti scusare mai quando ti emozioni, scusati quando non ti emozionerai più, perché se non ti emozioni è un problema, perché se uno non si emoziona vuol dire che non ha più un cuore che batte, cioè non ha più la pulsione della commozione del momento che vive. Coraggio e paura, che avete fatto entrambi più o meno la stessa domanda, e concludo su questo. Anche qui i maestri, i punti di riferimento servono ad aiutarti nella vita, e ci sono delle interviste di Falcone e Borsellino che sono molto belle su questo punto, perché sono delle domande che mi fanno: ma lei ha mai avuto paura? E loro sapevano che potevano morire, e qui hanno risposto: certo che abbiamo paura. E chi è che non ha paura? Se affronta la mafia, capisce a un certo punto che la mafia ce l'hai accanto, che ti stanno per fare fuori, o fai il sindaco e ti metti contro i poteri criminali, certo che paura. Ma il problema è se la paura è più forte degli altri sentimenti. La paura viene neutralizzata quando tu hai dei sentimenti forti che ti sei costruito nella vita: il coraggio, l'amore, gli ideali, la giustizia. Quando hai questi sentimenti forti, che non si comprano al mercato e che non nascono dall'oggi al domani, sono piccole scintille che devi coltivare. Io devo ringraziare la mia famiglia, la scuola pubblica, i compagni, i maestri, i punti di riferimento, l'università, ma anche le cadute. Bisogna anche cadere, perché se non cadi mai, la vita è tutta facile, non sai manco come ti rialzare. E se rimani fedele ai tuoi ideali, in un paese come il nostro prima o poi cadi, però se c'hai ideali forti, quei ideali ti fanno rialzare. E come dicevano Falcone e Borsellino, il vigliacco muore ogni giorno, il coraggioso muore una volta sola. Noi non dobbiamo chiedere eroismo, ma coraggio. Io quando ho vinto il concorso in magistratura sapevo che non dovevo fare il pavido, che mi giravo dall'altra parte se vedevo la mafia, altrimenti facevo un'altra cosa. Quando il mio popolo mi ha eletto sindaco, mi ha eletto per scassare un sistema, per fare la rivoluzione, per dare voce a chi non aveva voce, e io li ho avvisati: guardate che la rivoluzione non è una suonata di violino, noi avremo problemi, io non vi tradirò, ma voi non mi lasciate mai. Questo è il patto che ho fatto in un comizio, detto: io non vi tradisco, voi non mi lasciate. E infatti una differenza tra magistrato e sindaco: andatevi a vedere, se vi capita, un'intervista di Pierpaolo Pasolini, un grande scrittore, regista, poeta del Novecento, ucciso. Pasolini a un certo punto fa un'intervista sull'autonomia e l'indipendenza. Dice: la persona autonoma, indipendente e libera è una persona forte e debole allo stesso tempo. Debole, forte, perché non prende ordini da nessuno, non ha padroni. Debole
perché se viene isolato viene colpito. Io che sono stato sempre autonomo, da magistrato mi hanno isolato e mi hanno colpito, perché io non potevo rompere l'isolamento, non potevo andare tra la gente, dire aiutatemi perché mi stanno facendo fuori. Da sindaco, che pure il sistema ha fatto di tutto per farmi cadere, io sono stato tra la gente, quindi non mi hanno isolato e l'autonomia è diventata un'autonomia collettiva. E quindi è importante stare insieme, perché nei momenti difficili è importante avere persone che ti stanno vicino, e quando si sente l'umanità addosso, l'affetto e la solidarietà, questo ti fanno vincere anche la paura. Quindi io personalmente ho avuto paura, ma la paura non mi ha mai fatto deviare nemmeno di un centimetro. L'unica sensazione, ve la voglio dire, ma l'avete già capita perché prima vi ho fatto un piccolo esempio familiare, l'unica cosa che mi ha messo un po' in difficoltà è sapere che le mie scelte di vita hanno condizionato persone che vivono con me. Non tanto mia moglie, la mia famiglia, i miei genitori, insomma la famiglia, perché gli adulti, diciamo, scelgono anche di stare insieme a te, sono i figli, perché là io non saprò mai a che livello ho condizionato la vita dei miei figli, che tipo di contraccolpo hanno potuto avere sul piano psicologico. Allora qua la mia coscienza viene sollevata da un dato, poi ci parlo di miei figli, adesso uno ce n'ha 22, uno ce n'ha 18, e che loro sanno che io, diciamo, ho esposto anche la loro vita a rischi, contraccolpi e problemi, ma non per andare a giocare a carte o a fare qualcosa di futile, ma provare a dare un contributo umile, perché qua non possiamo da soli cambiare il mondo, però di non essere complici. Quindi cerchiamo di non essere complici e non essere indifferenti, perché la mafia vuole l'indifferenza. Vi dico una cosa forte: alla fine il mafioso è uno che sceglie, poi va in galera o viene ammazzato, ma sceglie. L'indifferente è quello che sta a guardare. Vediamo chi vince: vince De Magistris o vince l'Andrangheta? E se molti di questi, ragazzi e ragazzi, guardate, voglio dire quest'ultima cosa: se molti di questi, e molti erano miei ex colleghi che sapevano perfettamente che mi stavano per fare fuori, e sapevano perfettamente che persona ero io e che persona erano gli altri, invece di stare a casa loro, magari pure a pensare, poveretto Luigi, mamma mia, come fa? Chi lo sa se ce la fa? Si fossero schierati, probabilmente io oggi starei ancora a fare il magistrato. E quanti ne ho incontrati di questi miei ex colleghi magistrati, quando poi sono diventato sindaco, dopo 2-3 anni, sono diventato quindi, secondo loro, un uomo di potere. Li incontravo: ciao Luigi, che peccato quella tua storia di magistrato, io sono stato sempre dalla tua parte. E chi t'ha visto? Dove stavi? Non ti ho visto. Se ci stavi eravamo in tanti, e se eravamo in tanti vincevamo. Quindi bisogna essere partigiani anche per la mafia, per la scuola pubblica, per l'ambiente, per la sanità, per i diritti, per tutto. Bisogna schierarsi. E se vi schierate voi, hanno paura. Il sistema ha paura di due cose: persone libere e le masse che cominciano a fare le masse. Dice un grande scrittore italiano, ed è anche napoletano, Henry De Luca: se il popolo riprende a fare il popolo, tutto è possibile. Il sistema ha paura di questo, della gente che si sveglia e delle persone che non hanno prezzo, perché loro sono abituati a comprare tutto. Sappiate però, ragazzi, che c'è gente che non si è fatta comprare, c'è gente che non ha prezzo, e noi dobbiamo stare vicino alla gente che non ha prezzo, perché quella gente può essere la chiave di volta per il cambiamento del nostro paese. Grazie. Grazie al dottor Luigi De Magistris. Ragazzi, portate con voi queste parole, queste riflessioni. Allora facciamo partire un breve video con le riflessioni di Paolo Borsellino.
la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Davanti alle difficoltà non bisogna arrendersi, al contrario devono stimolarci. Al contrario devono stimolarci a fare sempre di più e meglio, a superare gli ostacoli per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati. Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. La paura è normale che ci sia, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio, non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, se no diventa un ostacolo che ti impedisce di andare avanti. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri. È bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno, chi ha coraggio muore una sola volta. Devo fare in fretta perché adesso tocca a me. Il giovane e la mafia è un problema di cultura, non in senso restrittivo e puramente nozionistico, ma come insieme di conoscenze che contribuiscono alla crescita della persona. Che la cultura crea e che vi fanno diventare cittadini, apprendendo quelle nozioni che ci aiutano a identificarci nelle istituzioni fondamentali della vita associativa e a riconoscerci in essa. Purtroppo i giudici possono agire solo in parte nella lotta alla mafia. Se la mafia è un'istituzione antistato che attira consensi perché è ritenuta più efficace dello Stato, è compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni. Un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione. Deve essere un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità, quindi complicità. Grazie a Dante e alla sua collega. Ragazzi, oggi abbiamo vissuto un incontro che rimarrà nella storia personale di uno di noi. Grazie al dottor De Magistris, io a nome della scuola di Casoli, in modo simbolico, le consegno un fazzoletto della Brigata Maiella. Bravo. Il nome di Casoli.
Casoli, anche in nome dell'amministrazione comunale, grazie a lei. Io alzo questa agenda rossa al cielo, ragazzi, ricordiamoci di chi ha dato la vita per noi e per la nostra libertà, e noi complici non saremo mai. Auguri, ragazzi.